La sanità ancora al centro dell'attualità nell'Alto Casertano. Il presidio di ospedaliero di Piedimonte Matese, fra i più importanti anche sotto il profilo geografico, perché lontano dalle aree metropolitane, è stato troppe volte penalizzato e ancora oggi aspetta i rinforzi, particolarmente del personale medico e infermieristico, perché molti sono andati in pensione e mai sostituiti, così come i primari che ricoprono il proprio ruolo con grande professionalità, ma solo con semplici incarichi. Ma quale sarà il futuro di questa struttura sanitaria? Ne abbiamo parlato con il consigliere regionale Alfonso Piscitelli, presidente della prima commissione consiliare della Regione Campania, che prima di essere un politico è un medico. Io innanzitutto la ringrazio perché mi dà l'opportunità di entrare nelle case della gente, visto che io a Piedimonte sono considerato quasi uno straniero. In parte è vero, ma è altrettanto vero che un consigliere regionale deve, per ruolo istituzionale, essere presente su tutti i paesi della provincia di Caserta. Per cui io non mi sono sottratto al ruolo, nonostante qualcuno la pensa diversamente, perché il mio progetto per Piedimonte non è legato alle elezioni comunali. La mia presenza intende essere stabile e duratura per tutti gli anni del mio mandato. Per cui grazie per l'opportunità che stasera mi dà e vengo alla domanda che lei mi ha fatto. Allora, l'ospedale di Piedimonte noi ci siamo interessati ancora prima a livello di piano sanitario regionale. Ricordo infatti un suo intervento presso la struttura. E tanto è vero che per Piedimonte quelli che erano reparti chiusi, e mi riferisco al reparto di urologia, è stato pienamente iscritto nel piano sanitario regionale. E anche per quanto riguarda i punti nascita e quindi la ginecologia, in deroga ai numeri che purtroppo devono fare i conti con quanto imposto dal Ministero, Piedimonte, proprio perché un paese di confine e un paese che mal si collega con Caserta e quindi con Napoli, è stato previsto in deroga al numero dei parti, è stata prevista sia la ginecologia e sia la pediatria e quindi la maternità. È evidente che questo, anche per impegno di De Luca, considerato sempre la lontananza, è stata prevista anche un rafforzamento per quanto riguarda la medicina sul territorio, e mi riferisco anche alla possibilità di un'eliambulanza che nel piano è scritto e che in qualche modo i casi difficili, i casi che necessitano di un trasferimento urgente negli ospedali napoletani, anche questo per Piedimonte è previsto. Ecco, io scusi se la interrompo, sull'eliambulanza si era parlato tantissimo, si parla molto da anni. Sono successe anche delle cose spiacevoli, ma di concreto che cosa ci sarà? Allora, io non so quanto è successo in passato, io sto ragionando con quello che è un momento di raziocinio rispetto dei collegamenti che, nonostante la presenza dell'ospedale, hanno necessità di essere trasportati urgentemente. Il paziente tempo dipendente è un paziente che viene o salvato perché raggiunge presto un ospedale adatto, o abbiamo perso tempo. E De Luca, mi risulta, perché ne abbiamo parlato, ha previsto, io non voglio fare lo scienziato, ma ha previsto per il piano sanitario regionale che un'eliambulanza per Piedimonte possa fare la spola per quando ci siano le necessità tra Piedimonte e magari il Cardarelli o magari altre zone. Questo è quanto. Se poi vogliamo entrare poi nel merito di quanto è scritto e di quanto si deve realizzare. Ecco, i tempi, la gente è questo che vuole sapere. I tempi sono affidati alla solerzia dei direttori generali, i quali direttori generali sono da me sollecitati continuamente, non tanto e non solo per l'ospedale di Rienzo e di San Felice, che pure hanno avuto il loro riconoscimento. Sono stati salvati con 80 posti letto, quelli di San Felice, con il pronto soccorso quelli di Maddaloni e con 5 milioni di euro per la ristrutturazione. I direttori adesso devono lavorare perché gli OS, gli infermieri, i concorsi, finendolo una volta per tutto con questo articolo 18, vengano scelti primari che abbiano le capacità per poter far funzionare un reparto. Noi li stiamo seguendo tutti i giorni perché i tempi
sono stretti, la gente aspetta risposte rispetto a, alle difficoltà che viviamo. Ecco, il problema dei primari, ecco, che tempi si prevedono? Perché lei capisce bene l'importanza di un primario, significa dare spinta, dare smalto al reparto per poter andare avanti con una certa rapidità nell'azione, diciamo. Ecco. Allora, io parlo sempre in ordine a quello che dovrebbe essere, e forse anche nei tempi potrò dire anche cose inesatte, ma per fare un bando e per fare i concorsi, se c'è la volontà di farlo velocemente, in 3-4 mesi si fa tutto. Quindi credo e controlliamo, non solo io, Alfonso Piccirelli, ma credo anche gli altri consiglieri regionali, perché il compito della sanità non è esclusivo di Alfonso Piccirelli. Senta, per quanto riguarda invece il personale infermieristico, anche qui c'è una grossa carenza, come gli OSS, quindi sono delle figure importanti. Io ho avuto un incontro ieri con il direttore generale in regione, con Postiglione, perché se si vuole fare presto ci stanno le graduatorie regionali con i concorsi già fatti a cui attingere. Poi i sindacati invece premono perché quelli del posto hanno diritto a un bando che possa permettere la partecipazione anche di quelle che non stanno nelle graduatorie. E questa è una scelta. Pare che il direttore si sia orientato nello scorrere delle graduatorie già fatte, per cui sia per gli OSS sia per gli infermieri della graduatoria di Napoli 1 possono essere presa anche in 5 giorni. C'è una discussione in atto, capisco anche il direttore, che in qualche modo sta verificando come poter prendere decisione rispetto a una duplice soluzione, quale di quelle sia la migliore. Ma per quanto riguarda gli OSS e gli infermieri, credo che si possa raggiungere velocemente per tutti gli ospedali, non solo per quelli di Piedimonte, una determinazione che la smetta una volta per tutte con la carenza di personale. Senta, per quanto riguarda invece l'urologia, abbiamo parlato, accennato prima, che cosa si prevede? Rimarrà un ambulatorio? Allora, è stato previsto il reparto di urologia, e quindi ritorniamo al tema dei discorsi. Allora, io il reparto di urologia lo conosco mio malgrado, perché io sono uno che ha fatto calcoli renali da tempo e quindi sono stato più volte ricoverato. Non solo politici, ma anche renali. Per cui sono stato ricoverato più volte nel reparto di urologia dell'ospedale di Piedimonte, quando c'era il mio collega consigliere provinciale che si chiama Landolfi, con Michele Sagnelli e tutto il resto. Era un reparto che funzionava, era un reparto che si operava. Evidentemente il ricambio non è stato, dico, all'altezza per poter svolgere lo stesso ruolo che hanno svolto i primari ancora prima il dottor Estriano. È evidente che qua si impone il discorso che dicevamo prima, fare un bando che mette in condizione un primario di ricominciare a fare scuola anche per tutto il personale medico che deve lavorare in questo reparto. Ecco, invece l'ultima domanda gliela farei sull'ostetricia. Lei ne ha già parlato prima, però oltre al personale a noi risulta che manchi anche materiale, tecnologia. Sono d'accordo, non manca solo a Piedimonte, non manca solo per la ginecologia e l'ostetricia. La Regione Campania ha messo a disposizione 30 milioni di euro per le nuove tecnologie. Purtroppo l'ASL di Caserta, rispetto alle necessità di fornire i reparti, avendo risorse a disposizione, ha una sola persona che si interessa dello strumentario medico negli ospedali. Io ho avuto anche un discorso con il dottore De Biasi, il quale mi assicurava che avrebbe fatto in modo che questo punto nevralgico per quanto riguarda come portare tecnologie negli ospedali avrebbe in qualche modo superato con altro personale. I soldi ci sono, è evidente che una sola persona non ce la fa con i tempi a garantire quanto necessitano tutti i reparti, non solo quelli di Piedimonte.